Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Lo scorso ottobre 2021, il mondo dello spettacolo ha dovuto fare i conti con una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta della morte prematura di Rossano Rubicondi, scomparso a soli 49 anni a causa di un aneurisma polmonare, anche se pare che l'uomo fosse affetto anche da un tumore alla pelle. La notizia della scomparsa dell'ex marito di Ivana Trump ha lasciato tutti a bocca aperta perché in realtà si è trattato di una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. A quanto pare, Rossano Rubicondi era malato da tempo, ma nessuno si sarebbe immaginato che la sua vita si sarebbe spezzata così presto. A dare il triste annuncio fu Simona Ventura, che aveva condotto l'edizione dell'Isola dei Famosi del 2008, alla quale partecipò anche Rossano. In quell'occasione, l'uomo partecipò al reality show in qualità di concorrente, ma successivamente ha assunto anche il ruolo di inviato. Era un personaggio molto apprezzato, e per questo Super Simo lo aveva voluto tanto nel suo programma. Chi ricorda l'edizione del 2008, ricorderà sicuramente anche il flirt che Rubicondi ebbe con una acerba e semi sconosciuta Belén Rodríguez. Addirittura, correva voce che tra i Romano e la bella modella argentina ci fosse stato un bacio a telecamere spente. Ma non bisogna dimenticare che, a quei tempi, erano entrambi impegnati dal punto di vista sentimentale. Mentre Rossano, infatti, era sposato con Ivana Trump, Belén era fidanzata con il calciatore Marco Borriello. Belén Rodríguez, sotto accusa dopo la morte di Rossano, non gli ha detto nemmeno un ciao. La morte di Rossano Rubicondi ha scosso molti personaggi famosi, che si sono sentiti in dovere di salutare una persona dell'ambiente dello spettacolo che è scomparsa in maniera così improvvisa. In molti hanno dedicato all'uomo delle parole molto belle, cercando di ricordare i momenti migliori trascorsi con lui. Eppure, all'appello è mancata proprio Belén Rodríguez. Proprio l'ex naufraga che aveva legato tanto con Rubicondi. E questo non è affatto passato inosservato agli occhi di Patrizia De Blanc, che ha subito voluto dire la sua sull'argomento. L'aristocratica, infatti, era presente in quella famosa sesta edizione dell'Isola, e aveva visto con i suoi occhi nascere il flirt, o presunto tale, tra Belén e Rossano. Almeno un ciao lo meritava, ha commentato la donna. La De Blanc, infatti, ritiene che Belén abbia rimosso dalla sua mente il feeling che aveva con Rubicondi, per via del fatto che fosse fidanzata a quei tempi. In difesa dell'Argentina, però, va detto che quando Rubicondi si è spento, la donna stava facendo i conti con la sua crisi con Antonino Spinalvese, con una bambina nata da appena pochissimi mesi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.